La Darnese si presenta per la prima volta al San Girolamo in questa stagione dopo l'indisponibilità dovuta al terreno di gioco. La formazione di mister Sabatini è imbattuta ed è terza, mentre al Ventinella servono punti. L'ultimo posto in classifica infatti lo impone. Con le riprese di Giancarlo Rotondi andiamo al commento delle fasi della gara. Per il Ventinella non c'è nemmeno il tempo di riflettere sul da farsi, che la Darnese passa in vantaggio. Corre infatti il secondo minuto di gioco, punizione con il contagiri di Chiani per l'inserimento puntuale di Angeluzzi, che di esterno destro mette in rete. I giocatori narnesi, oggi in verde, insistono. Al 19° indecisione del giovane portiere Miccio, che provoca un calcio di punizione indiretto dentro l'area. Si incaricava del tiro Quondam, che sparava sulla barriera. Passano 3 minuti, siamo al 22° e Cunzi esce, perde la palla su Petti, la sfera perviene a Martini, che da posizione defilata ci prova a mettere in rete, appostato però davanti alla porta Angeluzzi sventa. Il tutto con l'assistente Amici, con la bandierina alzata per segnalare al direttore di gara un fallo su Cunzi, completamente ignorato. Con le immagini si passa al secondo tempo, inaugurato da un colpo di testa di Angeluzzi al sesto che va a lato. Al 28° calcio d'angolo per gli ospiti, brividi per i tifosi rossoblù, quando in area Bagnetti aggancia e tira prontamente prendendo il palo esterno. Sul capovolgimento di fronte Valentini, dal limite ci prova, il tiro è forte ma non preciso. Al 34° punizione di Chiani, si oppone a mani aperte ancora Miccio. Corriamo quindi al 38° minuto, Colasanti va sul fondo, mette indietro una palla invitante per il neo entrato Proietti, che si fa anticipare da un difendente in angolo. Si giunge quindi al 43° quando Valentini tirava, respinge Miccio come può sui piedi di Grifoni, questa volta a dire di no è il palo. La Darnese si conferma sempre più sorpresa di questo campionato d'eccellenza. A meno di sorprese dell'ultima ora, infatti, la formazione rossoblù di mister Marco Sabatini si conferma al secondo posto. I tifosi sognano. Dalla San Girolamo per Umbria TV, Luca Pelusi. Mister Sabatini, ci eravamo lasciati con la promessa darnese. Oggi la Darnese è seconda, quindi è sempre più promessa oppure... No, ci eravamo lasciati che non era una promessa da Arnesi. Arnesi si deve salvare e anche oggi c'è stata la dimostrazione che abbiamo sofferto fino alla fine contro una squadra che non ci ha dato pace dal primo all'ultimo minuto, quindi Arnesi non è né una promessa, adesso è una squadra che è assetata di punti, sfrutta tutto al massimo, andiamo avanti per la nostra strada e in bocca al lupo al Ventinella. Posso confermare quello che stava dicendo il mister, perché il mister aveva paura di questo Ventinella, vero? Chi è che non c'ha paura del Ventinella? Tutti hanno paura del Ventinella, quindi a noi oggi ci siamo giocati la nostra partita, l'abbiamo vinta e i ragazzi sono stati bravi a soffrire fino alla fine e a portare il risultato a casa. Mister del bene, abbiamo sentito mister Sabatini, ha detto che aveva molto paura del Ventinella. In effetti il Ventinella ha messo molto, molto in difficoltà questa Darnese. E però non ha portato punti, e questa è la cosa più che conta, no? Alla fine nel calcio, perché tanto alla fine la partita l'avete vista voi, gli altri leggono i giornali, e noi abbiamo 2 punti in classifica dopo 5 partite nelle quali ce la siamo giocati con tutti, oggi compresa, in una partita che non era facile, perché venire qui a giocarla alla pari non è facile, in un campo difficile, abbiamo battagliato, siamo stati in campo bene, però i punti non sono venuti. E quindi c'è grande, grande rammarico. Ecco, a questo punto, mister, che cosa sta mancando a questo Ventinella? Che cosa manca? I punti. Mi mancano i punti, perché probabilmente meritavamo qualche punto in più che ci avrebbe reso un pochino più di tranquillità, nonostante magari una sconfitta di oggi che ci poteva stare prima di venire qua. E mancano i punti domenica scorsa, mancano dei punti strada facendo, speriamo di recuperarli magari quando ce li meritiamo meno, ma però sai, quando dopo le situazioni sono così non è per niente facile. Certo è che dobbiamo assolutamente mantenere queste prestazioni.